Occhi e telecamere tutte per lei, stamani in Salotto Azzurro la presentazione degli appuntamenti di Capodanno del Comune è passata in secondo piano, giacché la conferenza stampa è stata il debutto ufficiale del neo assessore comunale al turismo Francesca De Santis, che ha subito precisato un paio di cose. Mi dovete lasciare il tempo di leggere le carte, la nomina ancora non è stata firmata, gli uffici stanno lavorando, devo aver modo di confrontarmi con la struttura e dopodiché posso darvi risposte puntuali in merito a tutti i temi delle deleghe che mi sono state affidate, anche perché sono deleghe appunto importanti e voglio dare il peso che meritano a tutte. De Santis ha affermato, rispondendo a una domanda piuttosto provocatoria, di voler affrontare i problemi del comparto turistico da un punto di vista leggermente diverso. Lei ha mai guardato Trieste con gli occhi di un turista? Io sì, perché ho vissuto la città da turista per molti anni, per cui credo che posso capire quali siano le esigenze di un turista dai 25 ai 34 anni, cosa che chiedeva anche il programma della Giunta di Piazza, e credo di poter affrontare in modo critico le appunto criticità, scusate se mi ripeto, e le migliorie da apportare a quello che magari è il sistema del turismo triestino. Il neo assessore, laureato in giurisprudenza con tesi sulle partecipate, terrà tutte le deleghe in capo al suo predecessore. Non c'è un punto di rottura, ma c'è una continuità con il lavoro del mio predecessore, perché Bucci ha fatto bene e voglio appunto confrontarmi con lui, voglio portare avanti quelle che erano le linee che l'assessorato ha comunque avviato.